parte superiore del teatro. È una data simbolica perché questa Rimini che sta cambiando, lo sta cambiando con i fatti. 72 anni fa la guerra, le bombe della guerra squarciarono il tetto del teatro e oggi, non solo simbolicamente ma con un fatto concreto, iniziano dopo 72 anni i lavori di copertura del tetto. 72 anni fa una bomba squarciò il tetto, oggi ricopriamo il tetto del teatro che sta rinascendo. Un teatro straordinario, inaugurato da Verdi, guardate che roba, si vede Piero della Francesca, le terre di Piero della Francesca, arriviamo ad Arezzo, passando dalla Rocca Malatestiana. Questo teatro sarà un simbolo di un'Italia che investe nella cultura. Con la cultura si mangia, con la cultura si attraggono viaggiatori. In questo quadrante urbano ci sarà la Rocca di Sigismondo del Rinascimento, il teatro inaugurato da Verdi, a due passi la Casa del Cinema di Federico Fellini che, incrociando le dita, contiamo di aprire all'inizio del 2017. Questo quadrante urbano, con anche il Palazzo del 1200 dell'Arengo, sarà come dire, una meta attrattiva di centinaia di migliaia di visitatori, perché qui invece della mia macchina parcheggiata ci sarà ciò che l'Italia può offrire al mondo: arte, cultura, lirica, musica, cibo. È una Rimini che cambia e oggi è emozionante perché siamo sul tetto di ciò che non abbiamo, che i riminesi non hanno più visto da oltre 70 anni. Ha usato anche dare una data per l'inaugurazione? No, ho usato incrociare le dita perché questi cantieri sono complessissimi, sono stati cambiati molte volte perché sono stati ritrovati con gli scavi delle chiese paleocristiane, la città romana rinascimentale. Incrociando le dita, lavorando con le ditte, con gli operai, con quell'incrocio di dita potrebbe essere magari che a fine 2017, inizio del 2018, qui non sentiamo più i suoni metallici del cantiere ma le arie sinfoniche magari di Giuseppe Verdi. Bravo. La sala terminato, biblioteca e quant'altro, e soprattutto abbiamo anche il corpo della torre scenica in fase di esecuzione avanzata, perché potremo finalmente, dopo gli scavi archeologici e altro, fare la platea di fondazione in elevazione, quindi con la stessa celerità che abbiamo costruito l'edificio del corpo A della sala. Quindi insomma, dopo gli intoppi che abbiamo seguito, ora sta proseguendo tutto abbastanza sempre bene. Sempre incrociando le dita, sì, perché abbiamo praticamente avviato la macchina, abbiamo anche le ditte che si occuperanno di apparati decorativi già in fermento, già stanno allestendo quelli che saranno i futuri apparati decorativi con la meccanica di scena, e come ho avuto modo di dire prima e di spiegarvi, anche tutti i mattoni fatti a mano sono già stati prodotti e stoccati nella fornace di produzione per poter essere già realizzati e messi in esecuzione a breve. Insomma. Grazie.